La crisi e l'abbraccio con Allegri. La Juve ha un timore su Vlahovic. Dusan Vlahovic ancora deludente e a secco nel match di Europa League contro il Friburgo. Nuove nubi si addensano sul futuro alla Juventus del centravanti serbo. Primo tempo di Juventus-Friburgo. Dusan Vlahovic, lanciato a rete dall'imbeccata del solito Di Maria, incespica sul pallone senza riuscire a saltare Ginter nell'uno contro uno col difensore tedesco. È la fotografia del match del centravanti serbo, poi sostituito nella ripresa da Chiesa. Impalpabile e avulso dal gioco, a parte qualche sponda lontana dalle zone che contano, il numero 9 bianconero è entrato in un vortice dal quale fatica a uscire. Dopo il ritorno in campo per la sosta forzata ai box causa pubalgia, Vlahovic aveva ritrovato la via del gol con la doppietta contro la Salernitana e il sigillo nell'andata dei playoff di Europa League col Nantes. Sembrava sulla retta via per riprendersi il tempo perduto e marcare finalmente la differenza. Invece dalla sfida europea con i francesi l'ex viola si è nuovamente smarrito e non timbra il tabellino dei marcatori da 5 partite tra campionato e coppa. Vlahovic è all'asciutto dal 16 febbraio e la sua media realizzativa si è ulteriormente alzata, visto che dopo 25 partite stagionali con 10 centri all'attivo segna una rete quasi ogni 200 minuti. Statistica che non fa fede sicuramente al potenziale del bomber classe 2000 e soprattutto all'oneroso investimento da 81 milioni di euro, più eventuali 10 di bonus che ha permesso alla Juve di strapparlo alla Fiorentina e alla concorrenza dell'Arsenal.